Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare una Midori, quindi realizzerò la copertina di una Midori, ma voglio farla un po' particolare, la voglio fare plastificata, perché visto che utilizzerò il kit delle carte di San Valentino, che trovate nel mio negozio online, vi lascerò poi la descrizione, il link alle carte nella descrizione del video. Visto che queste carte sono abbastanza così un po' più moderne, diciamo un po' meno vintage, ed era da un po' che volevo realizzare un qualcosa di plastificato perché insomma mi piace un po' l'idea e voglio provare, ho deciso di farlo proprio in questa situazione per fare la copertina di questa Midori. Dunque, cosa ho pensato di fare? Allora, innanzitutto vi dico che ho stampato, vedete, fronte e retro, due carte del mio kit. Ho deciso di utilizzare questi, adesso capirete perché. Ma un'altra cosa importante, questa carta e queste pagine le ho stampate su una carta solo da 120 grammi, non da 200 grammi come la carta che di solito uso per stampare le copertine, perché ho bisogno della carta leggermente più sottile, tanto andrà plastificata. Questo, come vi dico sempre, è uno dei vantaggi dei kit digitali, perché uno può stampare a seconda di quello che necessita sullo spessore di carta preferito. Avrei potuto anche stamparla sulla carta da 80 grammi, che serve per le fotocopie, ma perché ho usato quella da 120? Adesso vi faccio vedere. Perché la mia idea è quella di scavare l'interno di questo cuore. Quindi ho preferito utilizzare la carta un pochino più corposa, perché così, se utilizzo il cutter per bordare i particolari, e rischio che non si stropicci. Quindi allora pensavo di fare in questo modo. Allora posso provare ad utilizzare il cutter da subito, quindi così, e vado a ritagliarmi l'interno del mio cuore. Allora, questo è il risultato del mio foro che con il cutter ho scavato. Tra l'altro, col cutter che ho usato questo qua, devo dire che essendo piccolino vi permette di fare lavori di questo tipo con relativa facilità. Anche questo credo di averlo messo nell'elenco dei prodotti, ma non ne sono sicura, comunque lo verificherò. Allora, fatto ciò, vado direttamente a plastificare il mio foglio. Allora, per plastificare il mio foglio, io userò questa plastificatrice che ho comprato pochissimo tempo fa e l'ho provata solo giusto così per vedere come funzionava. Devo dire che, nonostante sia della fascia economica, anche questa la trovate nell'elenco prodotti. Mi sono trovata molto bene. L'unica accortezza è quella di accenderla un po' prima, perché vi faccio vedere, vedete che c'è questo ridi che è diventato un po', diciamo, un rosso. Ecco, quando la plastificatrice è fredda, questo è nero. Finché non è di questo colore, non si può utilizzare, perché vuol dire che non è sufficientemente calda per plastificare i fogli. Ora andiamo ad inserire il mio foglio nei fogli da plastificare. Ora vado ad utilizzare uno dei fogli che erano forniti insieme alla plastificatrice. Tra l'altro, allora, io adesso utilizzerò questo nel formato A4, ma vi faccio vedere, ci sono anche, per provare, cosa che non vedo l'ora di fare, ho già in mente un qualcosa, dei fogli già ritagliati così piccolini, sia di queste dimensioni che di queste leggermente più grandi, e quindi adesso poi proverò ad utilizzarli per fare qualcosa di carino. Comunque, adesso utilizziamo il nostro foglio A4, quindi spostiamo un attimo la plastificatrice, vado ad inserire nel mio foglio. Allora, vado ad inserire il mio foglio bene qui sul fondo, così, e poi vado a chiudere
così la parte superiore. Ora, importante, prendiamo la nostra plastificatrice, vado ad inserire il mio foglio partendo dalla parte che è chiusa, non da quella aperta in cui ho inserito il foglio, ma dall'altra, in modo questo permetterà anche, passando all'interno della plastificatrice, di far uscire l'aria che si può formare dalla parte posteriore che è aperta. Questa, mi raccomando, è una cosa importante. Quindi vado ad inserire, ad appoggiare semplicemente il mio foglio e lui pian piano, vedete che sta scorrendo con i suoi tempi, passa e sta plastificando. Con questa plastificatrice si possono fare tante cose, infatti ho in mente di fare, tipo, che ne so, un album di ricette, quindi per fare delle pagine dove si vogliono mettere delle cose che non si sporcano, quindi ho immaginato già, prima o poi lo faccio, magari anzi, scrivetemelo nei commenti, però mi piacerebbe anche di disegnare delle carte per fare un kit di ricette ad hoc. Fatemi sapere se vi può interessare, perché così ci dedico del tempo e inizio a pensare come posso disegnarle, perché secondo me viene qualcosa di carino. Ecco, vedete che da questa parte, adesso ci sarà un po' di problemi perché comunque, essendo lucida la carta, tra l'altro poi mi informerò perché mi piacerebbe trovare se ci sono dei fogli da plastificare opachi e non lucidi, li cercherò, ma adesso sto utilizzando quelli che erano in dotazione, così per fare delle prove, insomma, poi vedremo. Ecco, questo è il mio foglio plastificato, vedete? Ecco, un po' un macello perché... E questa è la parte che avevo lasciato trasparente perché voglio che si veda nella parte posteriore. Ora, come prima cosa, vado a tagliare l'altezza della mia... Questo è un 17, quindi la taglierei a 17,5. Facciamo così. Allora, abbiamo detto 17,5, quindi in questo modo qui, così taglio. E ora vado a fare dei pieghi. Allora, intanto devo capire di quanto voglio. Allora, facciamo così, lo faccio insieme a voi, così vedete anche un attimino, perché voi potreste anche avere dei quaderni che sono diversi da questo, quindi otterrei un 12 centimetri, poi ho uno spessore laterale di 1,5 centimetri e quindi 12 centimetri, per cui io ho un 12 12 24, più 1,5 centimetri sono 25,5. Quindi se io taglio a 25,5, così, perché ho in mente di fare, ok, tagliamo qui, perfetto. E ora cosa voglio fare? Allora, prendiamo il mio attrezzo per fare i pieghi e quindi io cosa faccio? Vado a... prendiamo il suo strumentino che è incastrato qua sotto per fare i pieghi, così, quindi faccio un 12, vado a fare il primo piego, che sarebbe, così vi faccio capire, la parte che mi serve per chiudere, poi faccio a 1,5 centimetri un altro piego, che è quello che mi permette di inserire la parte posteriore dei miei libricini. Quindi vado semplicemente a piegare così, in modo che prenda la forma sia da una parte che dall'altra. Eccoci qua, così. Ok, vedete che ho fatto i pieghi e questa è l'idea, vedete, ho lasciato la parte posteriore così, c'è lo spazio
In realtà, guardate, adesso vi faccio vedere, avrei potuto farlo, questo potrebbe essere, ve lo dico perché comunque, vedete che è tanto giusto, avrei potuto tranquillamente lasciare ancora mezzo centimetro per parte e veniva più preciso. Però lo lascerò così perché l'ho già tagliato e mi perdonerete, ma tanto voi lo sapete che io mentre faccio i lavori li faccio insieme a voi e quindi... Però ripeto, quindi anziché farlo, abbiamo detto 12 12 24 più un centimetro e mezzo 25 e mezzo, potete tranquillamente farlo 26 e mezzo, così avete ancora mezzo centimetro in più di margine sul fondo per avere un pochino più di spazio. Comunque, fatto ciò, cosa vado a fare? Allora vi faccio vedere per quale motivo ho lasciato questa parte trasparente. Allora metto sopra il quaderno perché me lo appiattisce e nello stesso tempo mi toglie un po' di lucido, che vedo che sulla telecamera è parecchio fastidioso. Allora io adesso vado a mettere tutto del biadesivo intorno alla zona trasparente. Ho deciso di utilizzare questi quadratini di biadesivo che metterò intorno. Sono un po' spessi, hanno uno spessore, il che mi permetterà poi di inserire all'interno del cuore quello che ho in mente, quindi facciamo così. Allora, questi di sicuro non li trovate nei prodotti, cioè finora non c'erano, mentre sto facendo il video così non ci sono nei prodotti perché sono dei, perché li avevo presi in un negozio, quindi non li avevo mai messi, però prima di mettere il video sul canale mi preoccuperò di cercarli e così vedo se riesco a trovarli, di mettervi anche questi nel link dei prodotti. Quindi finisco così di circondare, sì, si potevano tagliare anche tutti a metà volendo, veniva più sottile, ma per fare più in fretta così non perdo troppo tempo a fare questa operazione, li metto interi. Ora qua devo per forza tagliare, facciamo così. Questi sono comodi perché comunque li tagliate, eccoci qua, potrebbe essere, ne metto ancora un pezzettino qui, perché lo scopo qual è? È quello di chiudere completamente. Tagliamo ancora un pezzo a metà e mettiamo un pezzettino qui, adesso ve lo faccio vedere da vicino così si capisce meglio, e un pezzettino qui, ok? In questo modo, vedete, io ho praticamente circondato tutta l'area trasparente, in modo che adesso che andrò ad inserire le paillette all'interno del mio, diciamo, di quello che ho scavato, non possono fuoriuscire. Quindi vado a mettere un po' di paillette qui all'interno del mio cuore, metto le paillette rosse che mi sembra giusto, però voglio metterne proprio giusto così, ne metto proprio anche qualcuna bianca, pochissime, ok, direi che va bene. Metto ancora qualcuna rossa, tanto lo spazio qui è bello grande, ok, va bene così. Ora cosa ho fatto? Sono andata a ritagliare un cuore con un'altra carta del set, dove con la scritta Love, che andrò a utilizzare per coprire il mio cuore. Cosa ho fatto? Ho ritagliato la stessa scritta sia nell'esterno che per ricoprire l'interno, oppure stampate fronte retro con tutte e due le stesse scritte, perché poi voglio, quando giro il tutto, che si veda la scritta Love anche in mezzo tra le mie paillette. Quindi vado a spellicolare il biadesivo, vado così ad attaccare bene il mio cuore. Per esempio, io non l'ho fatto, ma questo si poteva tranquillamente, non l'ho fatto solo per una questione di tempo, perché non vi voglio mai, perché sapete che
Ormai chi mi conosce lo sa, io non preparo tutte le cose perché magari poi in corso d'opera cambio qualcosa e quindi avrei dovuto plastificare anche il cuore, non l'ho fatto solo per non fare il video troppo lungo, però uno può plastificare il cuore così rimane più attinente con il resto. Io ve lo dico così voi sapete quello che avrei magari fatto con un po' di tempo in più, ma comunque va bene anche lo stesso e quindi lo lascio in questo modo. Ora giriamo il tutto e guardate un po' che carino. Ho le mie paillette all'interno e vedete che ho fatto in modo che la scritta, vedete che c'è la scritta lava anche che si intravede sotto le paillette, che era proprio quello che volevo. Quindi abbiamo praticamente quasi finito, non dobbiamo fare nient'altro che andare a mettere il nostro elastico per inserire i quaderni e chiudere la Midori. Allora, la chiusura la voglio fare in maniera un pochino diversa questa volta, quindi vi faccio vedere che cosa ho in mente. Allora, prendiamo uno dei rotoli dei pizzi che uso. Allora, questo è sottile, però secondo me... Allora, vediamo se questo che è già tagliato... Sapete che mi piace usare le cose proprio fino alla fine. Se è sufficiente per fare quello che... Sì, perfetto, è perfetto. Quindi facciamo così, allora... Io voglio fare una cosa, voglio utilizzare non gli elastici per bloccare le Midori, perché per bloccare i miei quaderni, perché non voglio che non voglio inserire altri quaderni, quindi voglio semplicemente bloccare questi due quaderni che ho già realizzato. Quindi cosa faccio? Allora, come prima cosa vado a, perfetto, così lo facciamo perfettamente a metà, lasciamo un po' di più. Allora, io faccio così. Vediamo se è quello che ho in mente. Ok, quindi vado ad incollare sulla parte posteriore, voglio andare a fermare comunque il mio pizzo in qualche punto, perché adesso vi faccio poi vedere cosa ho in mente. Allora, quindi voglio fermarlo un pochino, quindi metto solo semplicemente magari un punto di colla qui, perché quando buco al centro per far entrare adesso vi faccio vedere, è venuto, voglio farlo così, spero che venga come ho in mente. Allora, quindi vado un attimino a puntare il mio pizzo in modo che mi rimanga solo un pochino fermo, capirete perché mentre vado avanti a fare la chiusura. Allora, mettiamo ancora un po' di colla qui e siamo a posto, così, perfetto, mi rimane fermo. Ora cosa vado a fare? Prendiamo il tappetino di taglio, perché già il supporto sotto l'ho mezzo distrutto, è meglio se lo preservo un po'. Allora vado a fare al centro il foro per far passare gli elastici per chiudere la mia Midori. Quindi cosa vado a fare? Vado a calcolare, questo è un 17,5, quindi facciamo un 8,5 più o meno, un po' di più, quindi qui, questo punto qui, vado a fare al centro, questo lo posso tranquillamente fare ad occhio, vado a fare un buco per inserire il mio elastico, così. Però come vedete voglio bucare anche, a parte che non è il caso che lo buchi perché tanto c'è il... Voglio far passare il mio elastico al di sopra del pizzo, perché così quando chiudo non ho il pizzo che intralci. Per cui andiamo a inserire nel lago il mio elastico e facciamolo passare all'interno della Midori. Allora, ho inserito entrambi i capi del mio elastico nella cruna del lago e adesso lo faccio passare dall'altro lato in questo modo qui. Ok, quindi aggiusto il mio pizzo. Ecco, questo è per farvi vedere quello che avevo in mente. Vedete, adesso io ho fatto passare
la mia chiusura anche attraverso il pizzo. Questo perché? Perché così, quando io chiudo la mia Midori in questo modo, vedete, la parte posteriore rimane ben rifinita, semplicemente per quello. Quindi vado a fare la misura di dove devo fare il nodo, direi un pochino di più corto, perché sennò sì, così può andare bene. Ok, ti sfiliamo l'ago e andiamo a fare il nodo. Poi eventualmente questo qui lo possiamo sempre, io adesso lo faccio, non lo taglio, lo lascio un po' morbido così, ok? Così non esce più e siamo a posto. Dopodiché praticamente faccio semplicemente questo, vado ad inserire i miei quaderni così e al centro. Allora, intanto vi faccio vedere una cosa, i quaderni sono due, ma io quindi cosa ho fatto per non dover mettere gli elastici? Ho preso le due copertine, l'ho già fatto sempre per non perdere tempo perché è una cosa molto semplice, faccio in fretta a spiegarvela, e ho preso due copertine, le ho incollate tra di loro e poi non ho fatto nient'altro che decorare con la mia carta. Quindi alla fine, da due quadernini standard, quelli che trovate tranquillamente al supermercato, io ne ho fatto uno solo. E quindi ora cosa vado a fare? Lo piazzo qui al centro, passo con il mio nastrino qui e non devo fare nient'altro che fare un nodo in questo modo per bloccarlo. In questo modo lui è bloccato e questa è la mia chiusura. Ora però non abbiamo ancora finito, perché vedete che questo elastichino qui insomma non mi piace, quindi ho pensato di fare un'altra cosa che secondo me è il tocco finale. Allora, ho plastificato due cuoricini, ops, vi faccio vedere, allora, che ho ritagliato dal kit, vedete, sono due cuoricini che ho semplicemente ritagliato, li ho plastificati e adesso voglio fare una cosa. Allora, adesso vi faccio vedere, voglio far scorrere praticamente il mio cuore sull'elastico. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere quello più piccolo dietro, metto della colla, però metto, cambio un attimo colla perché, eccoci qua, userei questa perché mi dà la sensazione di essere più tenace, dal momento che, vi dico, non ho ancora fatto tanti lavori con questa macchinario per plastificare, quindi non so bene, devo fare anch'io delle prove, non è che... Quindi adesso vado a mettere 3 gocce di questa colla qui, che è un po' più tenace, così, senza esagerare, mi asciugo le mani perché... Quindi ho centrato il mio cuore, chiaramente lascio libero nella parte dove c'è l'elastico perché deve scorrere, e vado ad incollare sopra l'altro cuore, così. Adesso devo solo aspettare un attimino che facciano presa. Ora sì, direi che è terminato. Guardate che bello con il cuore sovrapposto. Qua si vedono sempre le paillette. E adesso sì, il lavoro mi soddisfa. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, è stato un altro modo per farvi vedere come utilizzare il mio kit di carte digitali di San Valentino, e non solo, come ho già detto nell'altro video, perché comunque le carte si prestano anche a fare dei lavori che non devono necessariamente essere per San Valentino. E anche nel video di oggi ho voluto fare un qualcosa di un pochino più moderno, plastificato, perché è una cosa che a me piace anche parecchio,
E, per esempio, nello specifico, per esempio, mia figlia, che a volte mi dice: "Ah, ma le tue cose sono troppo vintage, di qua di là, ogni tanto devi fare anche qualcosa perché se le persone devono fare dei regali a delle persone più giovani, magari possono fare anche qualcosa di un pochino più moderno." Ed ecco qua, ho provato questa versione e devo dire che a me non dispiace, perché a me sapete che spiace spaziare un po' in vari generi, e quindi cambiare un po', fare anche qualcosa di un po' diverso non mi dispiace proprio per niente. Però vi raccomando, scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, perché se vi piace anche vedere dei lavori un pochino diversi, io li faccio volentieri, perché appunto dobbiamo anche pensare a volte si devono fare dei pensieri per delle ragazze più giovani, e quindi magari possono gradire di più delle cose di questo tipo. Quindi commentate e vediamo un po' cosa viene fuori. Non vi rubo più tempo, come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile. E, se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti, e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao!